ringrazio ovviamente tutti voi che probabilmente più sapete di quelli che do. Voglio anche ringraziare, che è stata anche la vostra presenza, allora, alcuni di voi no, però sono molto onorato di avere stasera i miei paesani, che siamo cresciuti insieme, siamo nati insieme. È qui presente la signora Lucia Verona, che è presidente della pubblica assistenza di Fabiano, dove io per oltre 30 anni faccio queste mie esposizioni. E devo ringraziare Laura Lippi che mi ha scritto alcune cose anni fa, è stata molto gentile, è venuta giù da Milano apposta per vedere questa mostra, per salutarci sia io che la Anna. E ringrazio il maestro Paolo Bregò, ringraziare questi eminenti critici che lei non la conoscevo e mi veramente ha colpito nel segno, io di questo anche la ringrazio, ci siamo appena visti mezz'ora fa, ringrazio Ludovico Chiedo, la Silvana Rata, ringrazio il maestro Paolo Bellò e tutti gli amici che sono veramente tanti, che insomma non me l'aspettavo neppure, devo ringraziare Riccardo Ghirivelli e questo signore qua che se pensate che lui è venuto ieri mattina a Porto dei Marmi a prendere questi quadri. Alle 4 del pomeriggio mi chiama Gianpaolo, la mostra è stata montata, guardate che bellezza di composizione, di esposizione dei lavori, quindi questo lo devo enormemente ringraziare. Ringrazio gli amici presenti, non sto a nominare tutti, per così sono molto felice di essere qua, come diceva Ludovico, l'ultima volta che ero a Firenze, in questa splendida città, era nel 1981. Alla galleria Urania 2, sono passati tanti anni, però siamo ancora qua e sono felice di essere qua, grazie a tutti. Adesso passo la parola a questa splendida ragazza che rappresenta il nostro comune, il comune di Seravezza, grazie.